Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video haul acquisti NYX e Kiko. Ho fatto un paio di acquistini, poca roba, però ho detto ve li faccio vedere subito così poi inizio a usarli perché avevo la sprescia di provarli. Quindi sono proprio nuovissimi, acquistati ieri. E quindi ho detto vabbè, li faccio vedere, li proviamo così vi faccio vedere i colori e poi da dopo, cioè tra un'ora me li metto. Quindi, opla, iniziamo subito. Parto con i prodotti di NYX. Sono stata ieri nel punto vendita NYX di Genova Fiumara, centro commerciale, e ho preso due prodottini. Uno, cioè, di entrambi ho sentito varie recensioni, alcune valide, alcune no, nel senso che alcuni ne parlano benissimo e altri no. Sono andata a scatola chiusa, ho detto vabbè, senti, proviamoli. E quindi ho preso un Epic Ink, che è la nuova tinta labbra di NYX. Scusate lo smalto sbeccato da rimettere. È proprio una tinta labbra, quindi non è un rossetto liquido, è proprio una tinta super sottile, quasi acquosa, che va a tingervi le labbra e poi si asciuga e non si schioda più. Io fate conto che ho ancora dei residui, guardate, del rosso che avevo provato ieri. Io ho fatto una fatica boia a toglierlo, cioè ci ho passato qualsiasi cosa, quindi secondo me il colore prenderà abbastanza. Infatti ve lo faccio vedere qua perché oggi vado al lavoro, non mi sembra carino. Il colore che ho preso io è lo 06 e ora me lo spantego qua sul polso e ve lo faccio vedere. Allora, diciamo che così forse riuscite a vedere qualcosa. Forse. Se lo spantegavo meglio, ok. Questa è la colorazione, che è una specie di violaceo con una punta di rosso, simile ai miei capelli. Comunque sì, un viola rosso. E vedremo com'è. Io oggi lo provo e vi farò sapere. Clio ha fatto un video proprio apposito su quattro di queste e le ha bocciate, quindi speriamo bene. Io ero curiosissima, almeno una la volevo comprare. Costa 8,90 euro da NYX. Poi ho preso invece della linea lingerie però eye tint, quindi ombretto per occhi, lo 05, che è il Night Glow ed è questa colorazione qua. L'avevo visto in un video di Cheryl Pandemonium un sacco di tempo fa e lei aveva fatto un trucco meraviglioso con questo colore, dandolo su tutta la palpebra sia mobile e sfumato poi sulla fissa. Perché io continuo a metterlo nel punto sbagliato? Ok, il colore è questo. Ma allora, io vorrei sapere come fanno le altre YouTuber a far vedere i colori qua. Io mi slogo il polso, raga. Vabbè, comunque il colore è questo. Ora fa una cuffia, questo ve lo faccio vedere sulla mano perché uno non si può rovinare il polso, tanto questo poi va via. Era la tinta labbra che, ah, vedete, così sì che riusciamo. Come cazzo fanno a farlo vedere qua dentro? Vabbè. Bellissimo. Non vedo l'ora di provarlo. Stamattina non l'ho messo solo perché volevo farlo vedere prima a voi, ma avevo una voglia matta di utilizzarlo. Questo costa 6,90. Questi erano gli acquisti NYX, quindi proprio pochi. Ma sono andata da Kiko e ho preso due dei nuovi rossetti. Anche questi sono stati bocciati, questa volta da Simo. Del canale Miss Penny, Pennylandia, e speriamo bene. Io ho preso lo 03 e lo 05 perché sono come San Tommaso, devo metterci il naso per vedere se effettivamente fa cagare o no. Lo 03 è questo, e ora vi faccio vedere il colore sulla mano perché sul polso ho notato che non è fatto per me lo swatch sul polso. Ok, questo è lo 05, è bellissimo, è una specie di, è simile a quello di alla fine a questo qua come colore, solo che è un po' più rossiccio e mi piaceva tantissimo. Poi con i capelli così secondo me sono colori che stanno da Dio. E poi invece, scusate, questo è lo 03, ho detto una cavolata. Lo 05 invece è più sul mattone ed è questo colorino qua, che ora vi faccio vedere anche questo swatchato sulla mano. Ok, ed è questo.
È bellissimo. Io spero che siano altrettanto validi quanto sono belli. Ornitorella ne aveva parlato in una diretta qualche giorno fa e non le erano dispiaciuti, li aveva appena messi, quindi era comunque una prima impressione, però lì per lì non le erano dispiaciuti. Quindi io conto su di te, Orni. Spero che non mi dispiacciano. E questi qua costano 7,95 € l'uno, ma io avevo 5 euro di sconto sulla tessera di Kiko, quindi alla fine due rossetti liquidi io li ho pagati 10,90 €, per cui ci sta. E nulla, detto ciò io direi che chiudo qua, faccio proprio un video super rapido, mi vado a pulire con una salvietta, ho comprato queste salviette qua, che sono fighissime, questa è all'aloe, poi io l'altra all'argan, che è favolosa perché non sa di argan, sa di mandorla. È proprio latte di mandorla l'odore che sentite con quelle salviette. E niente, quindi ora mi vado a pulire rapidamente, così forse riesco a togliere tutti i residui dalle mani, che oggi vado a lavorare, mi sembra carino andarci tutta zozza. E mannaggia, vabbè, una parte è andata via, non tutta, tanto ci leviamo almeno l'ombretto. Ok, e niente ragazze, io chiudo qua. Se vedete i capelli leggermente più fucsia dell'ultima volta, perché ho fatto una maschera fucsia sul rosso, quindi ha preso questo riflesso un po' fragola che mi piace tantissimo. E detto ciò, vi saluto, vi bacio, ci vediamo al prossimo video. Come sempre, condividete, spolliciate, facciamo crescere il canale. Alla prossima, ciao!